Vorrei dimenticare il mare della mia testa perché ho avuto tanto paura. Vorrei dimenticare per sempre il mare, la paura, il buio. Vorrei non ricordare la fame, la sete, il freddo che sentivo più forte. Vorrei dimenticare il giorno in cui mi hanno portato qua dentro. Vengo fra voi per condividere le vostre preoccupazioni. Vengo per recare a ciascuno il messaggio del Vangelo, che è liberazione interiore e riconciliazione del prossimo. Gesù non mette in risalto né la colpa né la condanna, ma la reale possibilità di rinascere a una vita nuova, nel perdono e nell'amore. Discorso di Giovanni Paolo II, rivolto ai detenuti di Poggioreale, domenica 11 novembre 1990. Queste le parole del santo Giovanni Paolo II ai detenuti. Siamo nell'istituto penale minorile Ferrante a Porti di Torino e da qui continua il nostro viaggio dedicato a quelle persone particolarmente care al San Giovanni Paolo II, i piccoli del Vangelo. Sigla. Perché non ti prendi un permesso? Che sognare fa bene anche a te. Tanto il mondo qui gira lo stesso, occupato a pensare per sé. Franco Fasano, grazie al coro Anno Domini Gospel, ai ragazzi della Life Music e all'autrice insieme a Franco Fasano di questo meraviglioso brano, Maria Francesca Polli, che ringrazio e saluto, è lì in prima fila. Un brano è Parlaci di te, dedicato al santo Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo. Grazie, grazie mille. E noi apriamo questa 12ª edizione con l'obiettivo di sempre, quello di portare nelle vostre case un percorso socioculturale più sensibile a favorire l'inserimento dei ragazzi detenuti, ma
anche l'inserimento sociale e quello lavorativo. E iniziamo subito a parlare di ciò con il sottosegretario Maria Cosimo Ferri, che ringrazio per questa sua presenza, lo accogliamo con l'applauso. Grazie. Grazie al Ministero, grazie al Dipartimento. Grazie a voi, il Ministero della Giustizia e il Dipartimento della Giustizia Minorile e della Comunità è onorato di continuare questo percorso. Il messaggio di Giovanni Paolo II è forte, intenso e deve arrivare al cuore di tutti, e quindi le istituzioni devono essere le prime, e questo è l'impegno del Governo, l'impegno di tutti noi nel creare quel ponte tra gli istituti, i carceri e la società civile. Io parlo spesso con i detenuti, con i ragazzi o adulti o minori che sono dentro gli istituti, e molte volte ti comunicano come grazie alla detenzione, come grazie a questo passo falso commesso, come grazie alla scrittura, come grazie al coro, come grazie all'attività lavorativa imparata dentro, hanno avuto il coraggio a di capire l'errore, B, di chiedere scusa a chi l'ha commesso, e C, di riniziare. Quindi l'augurio che oggi vi faccio vicino a queste festività è l'augurio forte di ripartire, di ricominciare, e tutti noi siamo pronti ad accogliervi senza pregiudizi e quindi abbracciandovi e aspettandovi. Sta a voi vincere questa sfida, e sono sicuro che con l'aiuto anche di tutti i soggetti oggi presenti possiate riuscirci. Grazie quindi Domenico, e grazie a tutti voi per questa giornata. Grazie a lei, dottor Ferri. Ci guardiamo insieme quanto anche la fede aiuta in questo RVM, dove sono proprio i ragazzi a parlare. Ascoltiamoli. Grazie. Per me la religione rappresenta quasi tutto nella mia vita, perché credere in Dio per noi è veramente una delle cose per cui viviamo, insomma. Ecco, grazie anche alla religione veramente riesci a comprendere di più il tuo errore e a volerlo mettere a posto. Infatti io ho una famiglia proprio molto praticante, grazie anche a loro ho capito veramente i miei errori. Il mio obiettivo è veramente non rifarlo, cioè non rifare certe cose e costruire una vita regolare come ho detto 2 minuti fa. Io provengo dal Marocco, io sono musulmano. Bene, ringraziamo uno dei suoi ragazzi, posso chiamarli così. Siamo con la dottoressa Gabriella Piccolo, direttrice di questo istituto. Grazie, perché abbiamo trasformato in uno studio televisivo questo istituto di pena, questo istituto di rieducazione, soprattutto mi piace definirlo. Io vi ringrazio, al di là della grossa fatica di questi giorni, per il quale veramente credo che dobbiamo ringraziare gli operatori, ma soprattutto i ragazzi che sono stati molto pazienti. Però questa serata è per loro, e per me è essenziale che il punto di partenza, il punto di vista siano loro. Quello che noi facciamo qua dentro è soprattutto un lavoro fondato sull'umanità. Io voglio che questo istituto, da questo istituto traspaia questo. Tutto quello che viene di conseguenza è un qualcosa che si cerca di fare ovviamente per loro. La scuola, le attività, tutto quello che si cerca di insegnare loro è per aiutarli a trovare una loro strada. Ma tutto questo può essere fatto solo dove c'è voglia e tanta, tanta umanità. Bene, e di questo noi dobbiamo anche ringraziare la Polizia Penitenziaria, quindi un grazie a tutti voi. Ringrazio il Comandante per tutti. Dottoressa, guardi cosa ho in mano. Ragazzi, la riconoscete? Questa è la maglietta del nostro portiere della Nazionale, che appena saputo che facevamo questo evento ha detto: io voglio essere vicino ai nostri ragazzi. Per cui Gigi non poteva essere qui questa sera, ma regala questa a voi. Io do alla direttrice, ecco, la maglietta di Gigi Buffon, che vuole rappresentare per voi il migliore in bocca al lupo per una vita migliore. Grazie, grazie direttrice, grazie dottoressa. E vedete, questo è un percorso per il quale noi vogliamo lanciare un messaggio chiaro, non mi stancherò mai nel dirlo. Si commettono degli errori, sì, tutti possiamo commettere degli errori. D'altronde a vivere nessuno ce l'ha mai insegnato. Gerardina Trovato.
vivo ricopiando yesterday, e sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io che non sarò mai un Dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato, vivere fotocopiandoci il passato, vivere anche se non l'ho chiesto io di vivere, come una canzone che nessuno canterà. Ma se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone, se tu ascoltassi il giorno una mattina senza il rumore della pioggia, tu che puoi creare con la tua voce, tu pensi i pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio. Nessuno mai ce l'ha insegnato, vivere, non si può vivere senza passato, vivere, bello anche se non l'hai chiesto mai, e una canzone ci sarà, sempre qualcuno che la canterà, qualcuno non mi basta, vivere, cercando ancora il grande amore, vivere come se mai dovessimo morire, vivere per poi capire all'improvviso che in fondo questa vita tu non l'hai vissuta, vivere cercando ancora il grande amore, vivere come se mai dovessimo morire, vivere per poi capire all'improvviso che in fondo questa vita tu non l'hai vissuta Ti dico sì, ti dico che ho voglia di vivere. Grazie Giardino, grazie per essere qui, grazie perché attraverso la tua presenza può arrivare un messaggio d'amore a questi ragazzi, i veri protagonisti di questo nostro percorso. Beh, la canzone era un messaggio d'amore, vivere. Era la canzone già un messaggio d'amore. Bisogna sempre andare avanti, non si deve mollare mai, qualunque cosa accada. Grazie, grazie Gerardina Trovato. E ascoltiamo le parole di una persona che è stata molto, molto vicina a Giovanni Paolo II, il cardinale Zivic Stanislao, che ha un messaggio da mandare a tutti noi, ma in modo particolare a voi ragazzi. Ascoltiamolo. Vorrei ripetere le parole del Santo Padre indirizzate ai giovani e anche a tutti. Non abbiate paura di seguire Gesù. Sempre Santo Padre diceva, giovani sono sempre aperti, sensibili alla bellezza, alla verità, all'amore.
vi auguro di essere così, aperti, e auguro anche alla Chiesa, alla società, di essere pronta a rispondere alle domande, alle esigenze dei giovani di oggi. Non abbiate paura di diventare buoni e anche i santi, perché santità è per tutti, non solamente per le persone elette. Vede, pensando alle opere di Giovanni Paolo II, a quello che è stato il suo anche pontificato e la sua missione, ci viene in mente una cara amica che abbiamo qui questa sera, un'amica che ci porta a presentarvi anche questo percorso come un premio, premio nella memoria di Giovanni Paolo II, un premio che noi diamo a quelle persone che in qualche modo con la testimonianza, ecco, ci fanno toccare quanto Giovanni Paolo II ci ha lasciato. È qui con noi e vogliamo premiarla questa sera, Claudia Colli. Benvenuta Claudia, grazie della tua presenza. Una sorpresa, un premio a sorpresa, te lo facciamo consegnare da colui che ha realizzato il nostro premio, l'orafo Michele Affidato. Prego Michele. E arriva il premio portato dalla nostra Sara, un premio che Michele, ecco, ci realizza ogni anno. Un premio che va a Claudia Coll per l'impegno delle opere del padre, un impegno di grande solidarietà, un impegno di vicinanza ai più deboli, ai più poveri. Claudia, a chi dedichiamo questo premio? È proprio ai ragazzi che sono in sala, perché possa metterci una mano anche Giovanni Paolo II sulla vostra testa, perché possa cambiare la vostra vita, ma veramente in profondità. Vi auguro ogni bene, ragazzi. Claudia, tu hai prima di registrare, tu ci hai fatto il dono di stare un po' a contatto con i ragazzi, li hai incontrati, hai sicuramente dato loro quei messaggi che porti nel cuore, nella tua testimonianza quotidiana. Ti chiederei, ecco, di lanciare un messaggio alle famiglie, ai genitori di questo ragazzo. Mi fai questo dono? Io ho testimoniato che si può cambiare nella vita, ma si può cambiare se senti che qualcuno crede in te. Per me è stato scoprire che Dio mi ama e ha scommesso su di me e mi ha dato la forza di ricominciare e di ripartire. Quindi anche la famiglia è chiamata a fare il tifo per i propri figli, per le proprie, diciamo, persone che in quel momento sono in difficoltà, con la vicinanza e con la preghiera. Bene, e alle famiglie noi dedichiamo, proprio alle famiglie, dedichiamo questo RVM che sono proprio i loro figli, i loro ragazzi che si raccontano nel quotidiano dell'istituto. Li ascoltiamo. Grazie Claudia, grazie Michele. Penso che in un carcere sia importante comunque ci siano queste cose, queste attività. C'è un laboratorio di cucina dove comunque prepariamo dei dolci, anche dei salati come pizza, torte. Ci sono altre attività come tipografia, dove comunque stampiamo delle magliette, stampiamo dei loghi, impariamo a usare diversi programmi. C'è informatica, ceramica, scuola, qui frequento per terza media, ho alcuni pure per superiori. Ti possono servire saper scrivere al computer, saper stampare, una cosa bella. Per fortuna mi hanno dato un lavoro, ho fatto un percorso di tirocinio qui dentro nel carcere dell'istituto Ferranta Porte minorile, poi mi hanno riassunto fuori in articolo 21 fino a dicembre, poi se sarà rinnovato la borsa lavoro che sto facendo sarei ancora più contento perché ho una bambina di 3 anni e 4 mesi. E sono contentissimo di quello che sto facendo, ringrazio a tutti. Siamo noi a ringraziare voi ragazzi perché ci offrite questa possibilità di comunicare con la gente, di comunicare con i cittadini. E a voi ragazzi, proprio a voi che siete ospiti particolari qui questa sera, voglio dedicare il prossimo momento che è un momento di spettacolo preghiera. Un caro amico che da qui a poco
andrete a conoscere, ci parlerà attraverso questo brano di un mondo nuovo, di un amore nuovo, ci parlerà di una pace che regnerà sempre. A voi, Fra Leonardo, Civitavecchia. Un mondo nuovo nascerà, Cristo sempre regnerà, un nuovo amore ci sarà, forza per l'umanità, la verità germoglierà, semmai tu non ti fermerai e per le strade annunzierai giustizia, amore e libertà. Se alla sorgente tu verrai, mai più sete sentirai. Se la parola ascolterai, sulla roccia costruirai, il suo volto guarderai, lui per sempre ti amerà e nuova vita ci sarà, vita per l'eternità. E nel buio una speranza nascerà, figli nuovi per questa umanità, la sua luce sul tuo volto splenderà. Nuova pace per sempre regnerà. If you dream at the source, no more death there will be. If you listen to the world, you will build on the rock. And his face you will see, you forever will love him. A new life there will be, for an everlasting life. In the darkness a new hope will be born. Other children for our generation. On your face his light will more shine. A new peace will be prevalent forever. Con le mani. E nel buio una speranza nascerà, figli nuovi per questa umanità, la sua luce sul tuo volto splenderà, nuova pace per sempre regnerà. Fra Leonardo, Civitavecchia. Amico mio, buonasera. Fra Leonardo International. Non è l'International questa sera, è il cuore. Poter parlare cuore a questi amici, a questi fratelli, a questi ragazzi, per dire che la vita è bella e che se anche abbiamo sbagliato c'è la possibilità di ricominciare. Tutti noi abbiamo fatto degli errori, quindi ricominciamo perché il Signore ci ama. Grazie, grazie Fra Leonardo, grazie mille. Grazie. Grazie per essere stato tra noi. Andiamo avanti con un altro premio che diamo a una persona che fa tanto, anche secondo gli insegnamenti di Giovanni Paolo II, fa tanto per quelle persone che Giovanni Paolo II amava e ama in modo particolare, i giovani. Il premio di questa sera va a Don Claudio Burgio, che invito a salire qui sul nostro palco, accompagnato dall'applauso del nostro pubblico. Don Claudio, buonasera. Grazie per essere qui, la faccio premiare dal direttore del Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte e anche di altre regioni, il dottor Antonio Pappalardo, che ci raggiunge. Buonasera, grazie. Grazie per essere qui, facciamo entrare il nostro premio, un premio che diamo, Don Claudio, per l'amore, per l'attenzione che lei dà a quei ragazzi che hanno bisogno di sentirsi amati, a quei ragazzi che nel momento in cui vengono compresi diventano uomini migliori. Ecco, a chi vogliamo dedicare questo premio, soprattutto ecco, lo riceva dalle mani del dottor Pappalardo. Lo dedichiamo ai ragazzi naturalmente di questo istituto, ma anche di tanti altri istituti e di tanti ragazzi che combattono la loro battaglia di crescita nelle comunità, in tanti percorsi e progetti.
ogni ragazzo è non cattivo, magari incattivito da tante situazioni, ma ogni ragazzo è innanzitutto un originario bene che si deve esprimere, che deve ritrovare la voglia di crescere, vivere, e noi semplicemente con i cappellani dei carceri, penso a Domenico Ricca qui presente, penso a Don Gino Rigoldi, a tanti che hanno dato una vita per questi ragazzi. Facciamo un applauso allora a tutti i cappellani degli istituti penali d'Italia e non solo. Io al loro confronto sono ancora giovane, però ecco, noi siamo compagni di viaggio, non possiamo fare chissà che cosa, compagni di viaggio per ispirare a questi ragazzi la voglia di vivere, di crescere e di ritrovare il bene che c'è dentro di loro. Dottor Pappalardo, in Piemonte come si vive questo percorso che noi stiamo in qualche modo questa sera sintetizzando, comprimendo per quelli che sono anche i tempi televisivi, ma è un percorso che ha lo stesso obiettivo della mission educativa del Centro per la Giustizia Minorile. Buonasera, buonasera a tutti. Nella tradizione della giustizia minorile, anche in questa regione, siamo riusciti a creare una rete importante e con le istituzioni pubbliche e con tanta soggettività privata che entra in istituto o che comunque collabora anche all'esterno per il reinserimento sociale di questi ragazzi, sia quelli propriamente detenuti che quelli che sono la maggior parte dell'area penale esterna. Sono ragazzi che dopo il periodo della formazione scolastica e professionale hanno bisogno di occasioni di lavoro per poter dare a loro, appunto, come si diceva prima nella trasmissione, una seconda o una terza possibilità. E noi cerchiamo di fare anche e proprio questo. Grazie dottor Pappalardo, grazie don Claudio, buon lavoro, saluta tutti i tuoi ragazzi. E d'ora un momento, sono sicuro, molto apprezzato da Giovanni Paolo II, perché attraverso la prossima artista, amica di questo nostro percorso, noi parliamo di una figura alla quale Giovanni Paolo II è stato molto, molto legato. Parliamo della figura della madre di Gesù, della madre di tutti noi, la figura della Vergine. E questa sera questa dedica va proprio al Santo Papa attraverso una straordinaria voce, quella di Silvia Mezzanotte. Cado e non è
ma fa che la mia voce ritrovi la tua luce e accarezzi il mondo come un vento di poesia. Questa umanità che canta. Silvia Mezzanotte, grazie a te Silvia, grazie, grazie per questa tua presenza, una campionessa, d'altronde diciamo la campionessa di tale e quale show, quindi un applauso per questo successo, perché non è facile sicuramente non usare la tua straordinaria voce, però quella, a quella voce chiedo questa sera Silvia di aggregarsi nel messaggio che noi stiamo lanciando, un messaggio che possa favorire l'inserimento sociale e lavorativo di questi ragazzi. Ne sei un po' una testimone anche tu questa sera. Allora, io ho scelto di cantare questa Ave Maria, che è l'Ave Maria di Gounod, ma della quale ho scritto io stessa il testo in italiano, perché è un'Ave Maria che si siede accanto, che ti ascolta, è un'Ave Maria che capisce le fragilità umane, che capisce che si può cadere e rialzarsi, ed è un'Ave Maria che ti dà una seconda chance, e anche una terza e anche una quarta. Quindi mi ha fatto particolarmente piacere essere qui a testimoniare con il canto questo dono ricevuto, e attraverso questa Ave Maria proprio vorrei dire forza, perché davvero si può cadere ma ci si può rialzare. Vedo visi che hanno voglia di farcela, e questa è la cosa più importante. C'è un cartello scritto là: il mio futuro non è qui dentro. Vedo il mio futuro luminoso, però è importante che qui dentro comunque si possa costruire la possibilità di vivere un futuro migliore. Quindi io sono particolarmente felice, molto emozionata che tu mi abbia dato l'opportunità di essere qui stasera. Grazie a te per l'opportunità che hai dato a tutti noi. Grazie Silvia Mezzanotte. Ragazzi, un percorso, come vedete, è fatto per voi, il vostro percorso, e non potevano mancare le parole del pastore di questa città, un pastore che vuole, oltre a ricordare Giovanni Paolo II, arrivare ai vostri cuori, alle vostre orecchie, con delle parole paterne, le parole dell'arcivescovo di Torino che ascoltiamo in questo RVM. Io voglio dire anzitutto ai ragazzi di avere grande fiducia in se stessi, perché quando capitano nella vita situazioni difficili, faticose, certamente uno si abbatte un po', si scoraggia, bisogna credere in se stessi e bisogna anche aiutarsi, farsi aiutare anche, perché da soli magari sappiamo che è difficile. Però non dobbiamo dimenticare una delle espressioni molto forti che aveva sempre Giovanni Paolo II quando parlava con i giovani, che diceva: non è tanto il voi dovete che io pongo dinanzi a voi, ma il voi potete.
voi potete, non vi rassegnate alla situazione in cui siete, ma dovete, ecco, cercare di cambiarla, a partire proprio da voi stessi, dalle forze morali, interiori, dalle capacità, dalle risorse che avete. Massimo Tagliata, maestro, grazie a te, che gioia averti qui, grazie per aver accettato il nostro invito, un invito che vuole farci rimanere nel tuo cuore, per cui questa sera a te Massimo, la nostra commissione presieduta da Don Antonio Tarzia, che invito ecco a salire qui sul nostro palco, vuole darti il premio nella memoria di Giovanni Paolo II per la tua straordinaria arte e la capacità di raggiungere attraverso le tue note il cuore di ognuno. A Massimo Tagliata. Don Antonio, prego. Don Antonio Tarzia che ti consegna il premio nella memoria di Giovanni Paolo II realizzato dal nostro Orafo Michele Affidato. Grazie mille e le nostre telecamere si spostano su quei cartelloni dove i ragazzi comunicano anche attraverso questo modo. Giubileo nelle carceri. Omelia di Giovanni Paolo II. Domenica 9 luglio 2000. Mi presento a voi come testimone
dell'amore di Dio. Vengo a dirvi che Dio vi ama e desidera che percorriate un cammino di riabilitazione e di perdono, di verità e di giustizia. Dio cura ciò che è malato, rafforza ciò che è spezzato. Laddove arde ancora una tenue fiammella di bontà, Egli la ravviva con il soffio del suo amore. Proclama con forza la giustizia, ma cura le ferite con il balsamo della misericordia. Dio ha a cuore la liberazione integrale dell'uomo, una liberazione che non riguarda soltanto le condizioni fisiche ed esteriori, ma è innanzitutto liberazione del cuore. Anche dove gli uomini sono chiusi con i catenacci delle carceri, secondo la logica di una pur necessaria giustizia umana, bisogna che soffi lo Spirito di Cristo, Redentore del mondo. La pena, infatti, non può ridursi ad una semplice dinamica retributiva, tantomeno può configurarsi come una ritorsione sociale o una sorta di vendetta istituzionale. La pena, la prigione, hanno senso se, mentre affermano le esigenze della giustizia e scoraggiano il crimine, servono al rinnovamento dell'uomo, offrendo a chi ha sbagliato una possibilità di riflettere e cambiare vita, per reinserirsi a pieno titolo nella società. Lasciate dunque che io vi chieda di tendere con tutte le vostre forze ad una vita nuova, nell'incontro con Cristo. Di questo vostro cammino non potrà che gioire l'intera società. Grazie a Claudia Coll e al nostro giovane Salvatore Alfredo Stillo. Questa sera deve partire un messaggio qui da questo istituto, dove si dice che la misericordia, così come infinita, quella del Padre, deve essere un percorso che non trova mai limite. Allora ci prepariamo affinché tutti possiamo essere oggetti e soggetti di misericordia. Lo facciamo col pensiero e lo facciamo anche con le indicazioni di un giovane cantante, un giovane sacerdote che è qui questa sera, signore e signori, Don Roberto Fischer. Ho un problema nella testa, mi perdonerà. Lui che per salvarmi è venuto fin qua. Occasioni da furfante, sono proprio tante. Naviga nel fango, un cuore di diamante. Mi vuoi adorare? Io dico va bene, poi me ne accorgo e ce l'ho nel... È una malattia, è pericolosa, dite una preghiera, succeda qualche cosa! Non son certo un santo, ma almeno prego con i miei peccati. Ci ho messo un freno quando Dio mi assolve, sono quasi in cielo, con Lui porti frutto. Ah, il peccato ci fa male, ci andiamo a confessare, anche se c'è un temporale, ci andiamo a confessare, non soltanto per Natale, ci andiamo a confessare, vedo un bel confessionale. Ci andiamo a confessare. Ci andiamo a confessare. Un problema nella testa, mi perdonerà. Lui che per salvarmi è venuto fin qua. E il verbo si fece carne. Occasioni da furfante, sono proprio tante. Naviga nel fango, il mio cuore di diamante.
sei fatto per cose più grandi. Mi vuoi adorare? Io dico va bene, poi me ne accorgo e ce l'ho nel... È una malattia, è pericolosa, dito una preghiera, succeda qualche cosa. Non son certo un santo, ma almeno prego con i miei peccati. Ci ho messo il freno quando Dio mi assolve. Sono quasi in cielo, con Lui porto frutto. Il peccato ci fa male, ci andiamo a confessare, anche se c'è un temporale. Ci andiamo a confessare, non soltanto per Natale. Mi vado a confessare, vedo un bel confessionale. Ci andiamo a confessare. Ci andiamo a confessare. Grazie, grazie a Don Roberto, straordinario. E noi ci abbiamo ormai alla conclusione di questo nostro percorso, giunto alla 12ª edizione. Vorrei qui il dottor Zanghi, che rappresenta il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità. Buonasera dottore, grazie a lei, grazie al presidente Cascini che rappresenta questa sera. Ridiamo ai ragazzi una seconda opportunità, diamo anche un messaggio socioculturale importante per le famiglie e spero che serate come queste aiutino anche il vostro lavoro. Sì, grazie. Intanto volevo portare appunto i saluti del presidente Cascini, che per sopraggiunti impegni non è potuto partecipare. Come giustizia minorile e di comunità non ci dimentichiamo per esempio delle vittime, perché è importante. Tanto è vero che nella nuova organizzazione noi abbiamo previsto un ufficio che si occupa proprio della giustizia riparativa, della mediazione penale, cioè favorire l'incontro di chi ha commesso un peccato con la sua vittima. Come operatori degli istituti, operatori del servizio sociale sul territorio, andiamo a sostenere le famiglie, perché a volte in una famiglia dove accade che un ragazzo commette un reato, chi sta più in difficoltà sono proprio i genitori, quei genitori che non riescono a capire il perché, e quei genitori vanno sostenuti, perché senza la famiglia un qualsiasi piano di trattamento sarebbe vano. Grazie, grazie mille dottore, grazie a voi, a tutti voi che ci avete seguito, sicuramente in tanti, un grazie a Dio che ci ha permesso questo percorso, grazie a Giovanni Paolo II, e visto che siamo nel periodo di Natale, vi lasciamo facendovi gli auguri con la nostra sigla e il nostro coro. Al prossimo anno!